La musica nella serie di Zelda ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale, non solo per una colonna sonora che ha dato spazio ad alcuni dei motivi più iconici della storia dei videogiochi, ma anche perché l'elemento musicale in più di un'occasione è diventato parte integrante del gameplay. Non è un caso che uno dei capitoli fondamentali della saga metta uno strumento in primo piano, dandogli una posizione di rilievo a partire già dal titolo, Ocarina of Time. Sarebbe quasi inutile tessere le lodi del capolavoro uscito nel 1998 su Nintendo 64, uno di quei titoli in grado di rinnovare il concetto stesso di gaming e aprire le porte a una nuova era del videogioco in tre dimensioni, ad accompagnare un gameplay a dir poco rivoluzionario e una veste grafica per l'epoca spaccamascella. C'era la colonna sonora di Koji Kondo, che ancora una volta metteva la sua firma inconfondibile sull'accompagnamento sonoro alle avventure di Link. Tra tutte però c'è una traccia che fu protagonista di un vero fattaccio in casa Nintendo, tanto che l'azienda di Kyoto decise di rimuoverla e sostituirla per evitare controversie. La canzone in questione è il tema del Fire Temple, il quinto dungeon situato nel profondo cratere della Death Mountain. Scopriamo insieme cosa fece preoccupare così tanto Nintendo da farla correre ai ripari, ma prima lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. La prima versione del tema del Fire Temple presentava un elemento che cattura subito l'attenzione dell'ascoltatore. La musica di Kondo è accompagnata da dei canti in stile arabeggiante che sembrano quasi ricordare dei lamenti o delle grida d'aiuto. Questo elemento si sposa perfettamente col tema del dungeon, visto che l'obiettivo principale di Link è proprio quello di liberare vari Goron rimasti prigionieri in delle celle. La cosa particolare però è che questi canti in realtà sono dei veri e propri testi con un significato ben preciso. Sono delle liturgie in arabo prese direttamente dal Corano. La Nintendo di quel periodo era estremamente attenta ai contenuti presenti all'interno dei suoi software e seguiva delle regole ferree, una censura a tutti gli effetti per gli argomenti che potevano essere trattati e rappresentati all'interno di essi. Queste ad esempio sono le linee guida stilate da Nintendo of America all'incirca nel 1994, dove si legge chiaramente che tra le tante cose andava evitato assolutamente qualsiasi tipo di riferimento religioso. Un estratto preso dal Corano, insomma, non poteva di certo trovare spazio all'interno del gioco di punta della loro console ammiraglia. Quindi, contrariamente alla credenza popolare, che vorrebbe la rimozione di Nintendo, avvenuta in seguito a delle lamentele arrivate dalla comunità islamica, la grande N si accorse da subito di questa svista e decise di cambiare la canzone ben prima dell'arrivo nei negozi di Ocarina of Time. La prima versione del gioco, però, era già stata prodotta e Nintendo non ritenne necessario ritirare le copie incriminate, che quindi furono spedite ai distributori e messe in commercio insieme alle nuove cartucce. L'edizione rivista e corretta di Fire Temple perde i canti in arabo e li sostituisce con un sintetizzatore MIDI che cambia radicalmente l'atmosfera del pezzo, rendendolo sì più coerente con gli altri temi musicali, ma forse facendogli perdere parte del suo fascino che lo rendeva così peculiare. A questo punto non rimane che chiederci, ma com'è stata possibile una svista del genere? Beh, sappiate che la spiegazione in realtà è molto semplice. Durante il processo di composizione musicale è pratica comune attingere a delle librerie di suoni messe in commercio per essere riutilizzate a piacimento. Questa pratica, detta sampling, alleggerisce di parecchio lo sforzo creativo, aiutando i compositori con suoni già preparati, piuttosto che costringerli a creare tutto quanto da zero. È questo insomma quello che ha fatto Koji Kondo, quando cercando il tocco finale da dare al tema del Fire Temple, si è imbattuto nella raccolta Voice Spectral e in particolare nella traccia 76, rappresentata proprio da quei canti che sarebbero stati presi e inseriti nel mix finale. Più che un subdolo messaggio religioso da parte di Kondo, questa è proprio una svista ingenua, dove il compositore, semplicemente catturato dall'atmosfera del coro, ha deciso di riutilizzarlo senza domandarsi se ci fosse un significato preciso dietro a quelle voci apparentemente indistinguibili. Questa versione incriminata rimarrà quindi un'esclusiva delle prime cartucce per Nintendo 64. Le successive versioni del gioco, per il Nintendone, il GameCube, il 3DS e Virtual Console, utilizzeranno la traccia con i MIDI al posto dei canti. In descrizione vi lascio tutti i link del caso per giudicare voi stessi le radicali differenze. Vorrei farvi sentire qualcosa, ma ho paura di beccarmi un reclamo per violazione di copyright, e insomma, non mi pare proprio il caso.
Tra l'altro, poracci, questa non è l'unica censura applicata a Ocarina of Time, nella prima o l'ultima volta che Nintendo ha deciso di rimuovere elementi potenzialmente controversi dai suoi titoli. Se siete interessati ad altre storie di questo genere, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Io vi aspetto nei commenti. Conoscevate il dramma dietro a questa canzone? Quale versione preferite? Sono proprio curioso di sentire la vostra. Io sono il Poro Michele, senza cori, ciao!